Siamo niente meno qui che con Nino Bonocore per Videoline e una domanda di rito. Maestro, lei che è un poeta, che cosa sente di dirci qui del premio Malafemmina? Che emozione le ha suscitato? Ma l'emozione è grandissima intanto perché è un premio che deriva da, diciamo, da un grandissimo personaggio che ha fatto la storia della napoletanità nel mondo. E quindi già sono orgoglioso del fatto di essere qui. Ma poi posso dire che l'emozione in certi casi, quando poi ci sono tantissime realtà artistiche che io francamente conosco poco e poi riesco a vedere qui in queste circostanze, è sempre un arricchimento enorme. Io adesso ho visto il maestro che si è esibito prima, devo dire sono rimasto esterrefatto perché normalmente la vita ci porta sempre del tempo, no? Ci porta via del tempo e non abbiamo mai il tempo di ascoltare delle cose che veramente sono emozionantissime. Quindi per lei questa serata è stata anche un'occasione? Ma indubbiamente è sempre un'occasione, intanto vedere persone è sempre un'occasione buona, giusta, anche perché per chi scrive poi è materia di scrittura, quindi è giusto incontrare le persone, ma poi in questo caso in particolare ho incontrato persone stupende, davvero fantastiche. E questo panorama le ha suscitato qualcosa nel cuore? Ma sì, ma la vita... Io non vado mai a cercare il particolare, io mi arricchisco di tutte le cose che mi succedono, poi c'è un momento insomma catartico in cui, di sintesi soprattutto, in cui tu magari raccogli tutte le esperienze che hai fatto e forse in quel momento forse capisci effettivamente l'importanza di cosa hai vissuto, ma in questo momento me lo vivo senza nemmeno tanto stare lì a pensarci. La ringraziamo, buona conclusione di serata e arrivederci. Grazie a tutti voi, ciao.